Cargioni va in profondità, il colpo di testa e il gol dell'Inter. L'Inter sblocca il match al 16° minuto e bagna l'esordio con la maglia nera-azzurra con un gol Stefanie van der Graaf. Dentro l'area di rigore ancora una volta i centrali di difesa, colpo di testa tentato da Cambiaghi, la palla resta lì, Simonetti prova il tiro a giro, palla fuori non di molto, altra opportunità, pallone sul destro qui, intervento a vuoto di Michela Cambiaghi, la palla resta lì, ci prova col destro il Parma che prova a prendere coraggio con Erum. Pirone rientra sul destro, Pirone per un attimo pensa al tiro, lo effettua, troppo centrale anche in questo caso Durante, non serviva neanche saltare, la palla era proprio sulla testa, non ha indirizzato verso l'angolino, palla troppo centrale bloccata da Capelletti. Tanto il pallone per Marinelli sul filo del fuorigioco, Marinelli, l'intervento provvidenziale di Capelletti anche in questo caso. Alla retroguardia del Parma quando parte con questi palloni. Ancora Van der Graaf e a Marinelli, detto di no Capelletti, dall'altra parte anche opportunità per Banusic e Pirone. Intanto l'iniziativa ancora di Simonetti, il cross in mezzo, il colpo di testa, Cargioni. Al 44esimo l'Inter fa 2-0. Doveva solo spingerla in porta. L'inserimento puntuale, lo rivediamo, di Simonetti, il cross con la mancino, libera. Dentro l'area di rigore Gutià Carcioni. Non poteva proprio sbagliare da lì. Appoggiato il pallone in po'. Sbaglia il tocco in qualche modo. Comunque Santi prolunga la sfera, poi il tunnel di Sostevold. Cargioni tra le linee, vede l'inserimento di Chawinga, Chawinga dentro l'area, Chawinga il pallone. Qui testa alta per la francese, numero 11 che arriva a tu per tu con Capelletti. Riesce a recuperare però Silvioni il pallone, ancora per Pirone. A campo la numero 9, Pirone arriva al limite, dentro l'area, Pirone la conclusione. E stavolta Durante deve distendersi e mandare in calcio d'angolo. Buona l'iniziativa di Valeria Pirone. Azione ha preso velocità. Calciato col destro e si presenta così la giocatrice irlandese con Jelencic chiamata a intervenire su questo pallone. Chawinga supera il portiere e il gol del 4-0. Gol all'esordio anche per lei, stop a seguire. Qui si trattiene anche un po' Jelencic per evitare, prima di andare a calciare, ma adesso cercare l'inserimento, palla per Cox, Cox con l'esterno destro, trova il gol del Parma al 90esimo, Cox. E allora Cox ha trovato la soluzione più difficile con l'esterno destro, invece di calciare col mancino ha piazzato il pallone dove non poteva arrivare Durante, un tocco d'abilità.